ci tenevo a ringraziarvi tutti per la vostra presenza, soprattutto chi viene da più lontano, ragazzi da Campobasso, Castel Volturno, cioè non mi ricordo di tutti, Salerno. I ragazzi sono molto legati a quella che è un po' la tecnologia, quindi portarli a Pesca e vederli oggi qua è per me un piccolo successo e per questo vi ringrazio davvero per la vostra presenza. Sono io che faccio un grande applauso a tutti voi e tutti voi ragazzi. Bravi ragazzi, bravi! Condivido pienamente il discorso fatto da Luigi, cioè la problematica più grossa oggi è riuscire veramente a portare i giovani a contatto con attività all'aria aperta, anche perché poi la pesca, diciamo, come sport è bello e avvincente, però allo stesso tempo è uno sport molto difficile, anche perché al contrario di altri sport, faccio l'esempio con il calcio dove tu giochi con una palla, il campo è quello, qui diciamo tra virgolette giochi con un animale vivo. L'animale vivo è soggetto a tante situazioni comportamentali, cioè nel senso che in base alla giornata, vedete oggi, no? Cielo coperto, tende ad attaccare determinate esche piuttosto che altre, se tira vento, se fa freddo, se piove, se fa caldo. Quindi bisogna imparare a interagire con quello che è un essere vivente. Grande appassionato di pesca che oggi vi farà vedere come pesca, vi darà sicuramente del filo da torcere. L'occasione di oggi è quella lì di iniziare un percorso, perché chi ha seguito i miei eventi, i raduni che facciamo, sa quali sono le cose che porto avanti: la pesca, la passione per la pesca, l'amicizia, la condivisione, e penso che questi valori che ci accomunano un po' tutti oggi sono anche quelli che noi dobbiamo portare avanti e trasmettere soprattutto alle nuove generazioni. Per la Trottaria! Ipip! Ura! Ipip! Ura! Ipip! Ura!